Cerimonia di donazione di una raccolta di opere fotografiche all'ospedale dell'Annunziata, proprio il giorno di San Valentino, festa dell'amore. L'iniziativa è stata organizzata dall'Accademia Sulmonese di Fotografia con il sostegno della Fondazione Carispac. Si tratta di un corpus di 13 opere aventi per tema Vivere con il cuore, immagini di vita che nell'intenzione degli autori, appassionati e professionisti fotografi, vogliono stimolare sentimenti positivi di fiducia e speranza in un ambiente di sofferenza e dolore, qual è quello ospedaliero. Le 13 opere stampate su un supporto 90x60, realizzate da Luciano Faganini, Rossella Ciurla, Umberto Deramo, Edoardo Gentile, Lidia Rosato, andranno ad arredare gli ambienti del reparto di cardiologia UTIC del nosocomio sulmonese. Le opere sono state consegnate al direttore del reparto di cardiologia, Carlo Di Cesare. Torniamo al nostro reparto di cardiologia, il quale a chi ci ha vissuto momenti esaltanti di grande soddisfazione. Però accanto a questi momenti di grande soddisfazione, purtroppo si vive tuttora in un ambiente che di preoccupazione, un ambiente ansioso, un ambiente così diciamo piuttosto negativo. E allora ecco che la nostra Presidente ha voluto ci ha costretto a intervenire, a fare un'azione che potesse portare invece un certo sollievo a questa situazione. Mi piace ricordare una frase di Cartier-Bresson abbastanza famosa che dice che è un'illusione credere che lo scatto nasca dalla macchina fotografica, ma nasce nella mente, gli occhi passando per il cuore. E da lì nasce l'idea di questo progetto. In questo periodo così duro, dove la gente è demotivata, pessimista, aggressiva, abbiamo voluto dare un'idea di, cioè dovremmo tornare tutti a vivere con il cuore. Per questo abbiamo realizzato degli scatti molto semplici, però positivi, che non servono soltanto ad abbellire un reparto ospedaliero, ma servono come un messaggio ai medici e agli infermieri che devono seguire i malati e dare un messaggio di positività e di leggerezza soprattutto ai malati stessi, toccando il loro cuore. E noi abbiamo cercato di fare questi scatti sperando veramente di alleggerire l'anima dell'osservatore. Fotografare il cuore, lo possiamo fare in tutti i momenti, in qualunque posto, e anche oggi, basta andare a un fioraio, fotografare un mazzo di fiori, lo fanno con il cuoricino, ma sono foto troppo semplici. Quelle che la Fondazione ha contribuito e tutta l'Accademia sono foto che raccontano storie. In modo particolare questa qui. Questa è la copertina di questa donazione. Questo qui è un messaggio che è rivolto non solo a chi è degente, ma anche al personale sanitario. Il personale sanitario che si è specializzato in cardiologia l'ha fatto per una passione. E questa passione è scritta in queste parole. Ma cosa curano un cuore che è lacerato ed è stato ricucito? È un'immagine che chi l'ha fatto questo cuore non aveva le cose con le ciabatte, l'ha fatto, però l'occhio del fotografo attento ha fotografato questa immagine e ha raccontato una storia. Di storie qui ce ne sono tantissime. Il messaggio di quest'altra opera. Qui c'è un cuore disegnato e un messaggio scritto. Queste opere non rappresentano solamente una fotografia, sono libri che raccontano, body painting, un cuore, un artista che ha dipinto su un cuore di una ragazza un torace con il cuore. Questa immagine qui è stata scattata all'Aquila subito dopo il terremoto. Se ricordate, tanta gente
per la Marcord hanno rivestito gli alberi dell'Aquila con degli uncinetti. I love Aku, io amo l'Aquila. Tutte queste opere, ripeto, raccontano storie. Anche lo stesso Stillaris, un momento, no, questa è una macro che uno cammina per strada, ma non le trova in tutti gli angoli, queste due piante che stanno così. Questo libro aperto con la forma di cuore, si chiama Still Life. Quest'altra immagine qui, che è un diario. Una volta si usava mettere dei fiori dentro un diario, ma qui c'è tutto un racconto crittografato che non lo capirà mai nessuno, perché lo sa solamente l'autore che l'ha fatto. Altro esempio, ci sono un gruppo di Sulmona che si chiama Sesto Senso, che cantano e nel loro sfondo hanno un cuore, il cuore che canta. Anche immagini, quest'altra. Questo è un elettrocardiogramma con un cuore. Due ragazzi che pensano all'amore, il ghiaccio, un cuore. Se io devo fare un trapianto, dove lo metto? Il ghiaccio. Sono tante piccole storie a vostra disposizione. Meritevole è questa azione portata avanti da Luciano Fagagnini, da Umberto Deramo, da tutta l'associazione, la signora Presidente, e ho voluto che in questa iniziativa ci fosse presente la Fondazione, non soltanto in un momento così gioioso, ma perché, che è successo? Nel tempo la mia presenza nella Fondazione, la Presidenza della Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila ha segnato anche momenti importanti per la sanità. E nel corso di questo cammino ho incontrato e conosciuto il professor dottor Vincenzo Pace, il quale è venuto alle iniziative che ha preso la ASL, alle quali io sono stato sempre presente, e si è potuto accorgere che la Fondazione ha fatto pure molto in quella direzione. Certo, non è la materia nella quale la Fondazione destina tutta la sua attenzione, però qui c'è il direttore che ho voluto che lui fosse oggi presente, perché sa, pur avendo un impegno, gli ho detto devi essere presente, perché le parole che io dico potrebbero essere parole dette dal politico d'occasione, anche se lì la politica c'entra poco, perché dopo, sindaco, tu naturalmente poi ti dico un attimo, io vorrei rimanere un attimo, perché quell'incontro che ho avuto con il dottor Pace mi ha dato la possibilità, saluto anche la presenza dell'amministrazione attraverso il direttore sanitario, e mi ha dato la possibilità di intrattenermi un attimo sui problemi dell'ospedale. E lui mi disse, ma come fate queste belle cose? È venuta l'inaugurazione della terapia intensiva nella quale la Fondazione ha dedicato, e ci sono stato pure qualche polemica, dicevano tutto all'Aquila, no? Invece quello era il momento in cui si doveva pensare alla terapia intensiva dell'Aquila, anche perché poi tutta la regione ha utilizzato questa terapia intensiva. E allora penso che non ci sia bisogno che la mia voce si sente, anche se però voglio tanto un momento qua. E mi disse il dottor Pace, lì all'Aquila, ti ricordi? E dice, ma come tu fai queste belle cose? Lei fa, io ho detto, guarda, io ti avviso subito, queste belle cose, poi sul Mona. E allora io ho voluto prendere, e gli ho detto, prenderemo un'occasione, e questa è la prima, per potersi soffermare un attimo anche per attenzionare i problemi dell'ospedale di Sulmona e metterli in buona evidenza, non che possano essere affrontati e risolti dalla Fondazione, io lo voglio dire subito, perché sennò potrei creare delle attese che non potremo noi soddisfare, però il sol fatto che noi ne parliamo, il sol fatto che noi mettiamo una lente di ingrandimento facendo parlare anche la stampa di queste cose, significa che l'ospedale di Sulmona incomincia ad avere anche un'attenzione in più nei confronti dei problemi che ci sono da affrontare e da risolvere.
video, ho visto delle foto bellissime, la nostra sensibilità viene colpita sulla base dell'individualità, delle emotività, dei sentimenti di ciascuno di noi, però ho visto delle foto bellissime e delle foto che stanno bene anche in un reparto ospedaliero, direi soprattutto in un reparto ospedaliero, perché una frase come l'autismo non è contagioso, l'ignoranza sì, starebbe bene in ogni contesto, ancor più in un contesto di carattere sanitario. Quindi dobbiamo dire grazie per queste foto a Luciano, a Rossella Ciordia, a Edoardo Gentile, a Lidia Rosato, a tutti, a Alberto Deramo, che è un po', diciamo, il decano di questa scuola, una sorta di rettore di questa accademia, l'anima, l'animatore di questa arte, che va anche questo ad inserirsi in un contesto importante. Si dice sempre che Sumone è città di cultura, città d'arte. Abbiamo avuto nella storia grandi manifestazioni di carattere culturale, grandi espressioni in tutte le arti liberali. Ecco, la fotografia era un tassello, probabilmente una testa del mosaico che andava completata, e voi lo state facendo in maniera veramente egregia. E di questo io vi dico grazie a nome dell'intera città. Quindi siamo contenti di poter tenere questa iniziativa in ospedale. Ringrazio voi per il lavoro che avete fatto. Vi ringrazio per quello che farete, perché siete un'accademia in movimento e sono sicuro che regalerete altre belle iniziative. Siamo sempre in evoluzione. Siamo qui disposti al confronto, spero di rincontrarvi presto, di rincontrare l'Accademia della Fotografia per i temi di cui voi siete portatori, gli operatori sanitari per i temi per i quali sono chiamati ogni giorno sui problemi più quali ogni giorno sono chiamati a dibattere. Porto i saluti del direttore generale, il professor Romano, e del direttore sanitario di azienda, il dottor Mascitelli, che oggi non potevano intervenire, insomma io li rappresento anche se in modo molto modesto. Niente, che dire, sono opere bellissime, non posso che anch'io dire questo, perché mi sono piaciuto tantissimo, soprattutto è piaciuta l'illustrazione del maestro, del professor Deramo, sul significato di queste varie opere, che non possono essere che di ispirazione a noi operatori sanitari, e quindi lo saranno sicuramente nel vederli, insomma, esposti. Ci inviteranno a riflettere, ovviamente. L'unica cosa, ecco, adesso un attimo di, come dire, di riflessione da parte mia e da parte dell'azienda, perché nel nuovo ospedale dobbiamo un attimo chiedere anche dove poter esporre queste opere, perché ci sono dei vincoli, quindi bisogna un attimino discuterne insieme ad altre figure, ecco, perché la nuova ala dell'ospedale non è proprio proprietà dell'azienda in questo momento, ma è, diciamo, una sorta di leasing, quindi di proprietà di terzi, e quindi dobbiamo un attimino discutere, ma sicuramente verranno allocati e raggiungeranno lo scopo per cui sono stati realizzati. Niente, ancora grazie e un saluto a tutti.